rispetto per le 150 persone presenti a Novaledo ieri sera, così come ho grande rispetto per i 500 e i 600 animalisti che un anno fa manifestavano per la dipartita di Danica in provincia di Trento, consigliere Fugati. Ma ho altrettanto rispetto per quei 10 animalisti che esattamente un anno dopo, da 500, si sono ridotti a 10 per manifestare contro Danica. Questo è frutto non del non capire di quelle persone, non del non avere rispetto per quelle persone, per le quali dobbiamo avere grande rispetto, ma questo è frutto di un'opera di disinformazione, di assoluta disinformazione che si è fatta sui tempi dell'educazione scolastica. Grazie, Presidente. Questo è il frutto. Allora io faccio un appello a questo Consiglio, naturalmente un appello che va prima di tutto, per senso di responsabilità, alla maggioranza, perché il Presidente non può fare... Consigliere Fugati, la prego. Presidente. Perché, sa, lei è sempre pronto a riprendere me, però, buono. Allora lo faccio prima di tutto alla mia maggioranza, perché io non posso fare appelli alla minoranza. Anche se voglio ricordare alla minoranza che su un certo terreno abbiamo lavorato, e non abbiamo fatto finta di lavorare. Su un certo terreno abbiamo lavorato, non potete dimenticarvelo nemmeno voi, che su un certo terreno abbiamo lavorato. E se lo devono ricordare tutti, anche fuori da quest'Aula, che su un certo terreno abbiamo lavorato. Allora l'appello che faccio, prima di tutto alla mia maggioranza, è verificare subito se ci sono le condizioni, assieme alla minoranza, per tornare a lavorare su quel terreno. Vogliamo tornare a lavorare su quel terreno? Cominciamo a farlo fin da subito. Il Consiglio decida se vale la pena farlo ad limine rispetto ai lavori d'aula, se vale la pena farlo rimettendo a un luogo forse più consono, a mio parere, che può essere quello delle commissioni, ma con senso di realtà. Garantiamo l'obiettivo, che è quello di dire, e su questo penso che siamo tutti d'accordo, che una pubblica amministrazione è giusto che si impegni, almeno in termini di indirizzo, a dire che rispetto a certi temi le discriminazioni non vanno bene. Questo lo capiamo tutti. Vogliamo fare questo tipo di esercizio? La Giunta provinciale è pronta, la Presidenza in primis è pronta a farlo, a cominciare da un minuto dopo, da quando ho chiuso questo mio intervento. Grazie Presidente. Chiesto...